nostri amici. Non siamo al mare, nonostante la tenuta piuttosto spinta di Salvo, siamo alle porte di Milano e mi trovo oggi qua con Salvo Mandarà. Io conosco Salvo da diverso tempo, ogni tanto ci scriviamo, ci sentiamo, siamo d'accordo su tantissime cose, su altre magari abbiamo ancora qualche opinione diversa, ma io sono qua oggi, mi trovo da queste parti e ho deciso di chiamare Salvo e di fare un salto e scambiare due chiacchiere con lui. Perché mi interesserebbe sapere, Salvo, innanzitutto, ma tu chi sei? Cioè, noi vediamo questo Salvo, la TV, prima seguiva Grillo, poi adesso con questa TV, ma io sinceramente non so neanche chi sei. Da Salvo, nome Salvo, capisco che arrivi probabilmente dal Sud Italia, ma ci vuoi poche parole dire chi sei? Allora, intanto il mio nome appunto all'anagrafe è Salvatore, ma se tu mi chiami per strada Salvatore non mi giro neanche, perché da sempre tutti mi chiamano Salvo, che è il classico diminutivo. Fra l'altro anche Montalbano si chiama Salvo come me, ma immagino che anche lui si chiamasse Salvatore. Il mio cognome Mandarà, e questo insieme a Salvo tradisce diciamo le mie origini. Io sono di Vittoria, che è una città in provincia di Ragusa, nella parte sud-orientale della Sicilia. Allora, io ho da sempre avuto la passione per la comunicazione, da sempre, anche se sono riuscito, a mia insaputa, a tenerla sopita per 40 anni, nel senso che ai tempi delle medie avevo 12 anni, un mio cugino mi regalò un walkie-talkie, una delle, sai, quelle radioline vicetrasmittenti, e con quelle feci un mio primo collegamento con dei CD, qualcuno li chiama, sbagliando, radioamatori è qualcosa di diverso. Non è un attentato. No, è solo una finestra che ha causato il vento, si è chiusa. Okay. E niente, con questo CD feci la mia prima comunicazione con dei ragazzi che chiacchieravano lì appunto a Vittoria, e poi grazie a loro, con un filo lungo 11 metri collegato a questo radiotrasmettitore, ho migliorato le mie prestazioni, mi sono sentito con loro spesso, fin quando poi ho comprato il mio primo baracchino, eccetera eccetera. E qui ripeto, stiamo parlando di 1978, 70, no, ma di altro che 12 anni, avevo 10 anni, nel 76 queste cose sono successe. E vabbè, è così, il primo baracchino, poi il secondo, poi il terzo, comprato con i primi soldi guadagnati andando a lavorare nelle serre di Garofani, ma parliamo proprio ancora di età adolescenziale, è così. Poi ho trasmesso in qualche radio privata, Radio Vittoria Press, Radio Vittoria International, eccetera eccetera, perché comunque mi piaceva. Addirittura mi racconta mia mamma che quando avevo 5 anni, 4 anni, prendevo il registratore, il vecchio registratore a cassette, che lì ovviamente ricorda bene, non so quanti di quelli che ci vedono adesso conoscono i registratori a cassette, non dico che li abbobini, non sono così vecchio, quelli a cassette. E lì registravo, io facevo Corrado che intervistava Nina, e facevo tutto da solo, facevo prima Corrado, poi Nina che cantava, eccetera eccetera. Quindi insomma, mi è sempre piaciuta questa cosa qua, però l'ho tenuta sopita, diciamo. Poi a 16 anni, avendo il consenso dei miei genitori, ho fatto gli esami per la patente di radioamatore, quindi esami in telegrafia, ricezione, trasmissione, eccetera, un esame teorico, un minimo di nozioni dell'elettronica, e presi la famosa patente per diventare radioamatore. E credo di essere stato forse il più giovane, comunque sicuramente uno dei più giovani radioamatori in Sicilia. E ho coltivato questa passione per degli anni, ho collegato tramite la radio ricetrasmittente praticamente tutto il mondo, dall'estremo occidente all'estremo oriente, passando per tutto quello che sta in mezzo. E basta. Dopodiché sono arrivato all'età matura in cui ho cominciato a studiare, sono andato a Roma a studiare ingegneria, mi sono laureato e a quel punto diciamo che la comunicazione l'ho utilizzata nel mio lavoro. Tant'è vero che, arrabbiato come una bestia dopo il colloquio, perché... Quindi tu da Ragusa arrivi a Roma, fai l'università, anche io ho fatto l'università a Roma, poi ti arrivi a Milano. Come arrivi a Milano, Sal? C'è stato un passo intermedio. Io, dopo la laurea che ho conseguito nell'ottobre del 93, sono stato a Roma ancora qualche mese, ho fatto un corso di specializzazione in telecomunicazioni, e nel frattempo, durante le feste di Natale del 93, mi hanno chiamato quelli di una multinazionale, che a questo punto posso anche dire, visto che ormai non ci lavoro da parecchi mesi, che è la ST Microelectronics, quindi una grande multinazionale quotata in borsa, 50.000 dipendenti, oltre 10 miliardi di dollari di fatturato, eccetera eccetera. E quindi io, mi contattano tra dicembre e gennaio, tra dicembre 1993 e gennaio 94, e poi a maggio del 94 vengo assunto. Arrabbiato come una bestia, perché questi signori che mi hanno selezionato dopo 5 colloqui hanno deciso che io non avevo quel rigore necessario per fare il tecnico, per fare il progettista, ma mi misero nel marketing.
per me questa cosa fu uno schiaffo. Ma rigore, rigore inteso come, scusa? Ma inteso nel senso di quello che magari è molto metodico, scrupoloso, esatto, pure il dettaglino, esatto. Quindi dopo 5 colloqui, perché mi hanno voluto sentire ben 5 volte, decretarono che io non andavo bene per fare il progettista, per fare il diciamo quello che lavora in laboratorio eccetera, ma dovevo fare marketing. E per me questa fu un'offesa tremenda. Ma sai che credo che avessero ragione, se tu fossi finito in un ufficio tecnico, no, mi sarei suicidato, esatto. Dopo un mese. Quindi forse bisogna ringraziare questi No, ma io questa cosa l'ho detta più volte anche pubblicamente, okay. Ho detto a parte i primi mesi in cui ero arrabbiatissimo, invece poi ho capito che queste persone avevano fatto proprio veramente il mio interesse, oltre che l'interesse dell'azienda naturalmente. E quindi ho lavorato per 4 anni a Catania, quindi io dopo la laurea sono tornato in Sicilia, anche se non nella mia città, perché io vengo da Vittoria e sono stato però per 4 anni. Quindi c'è una sede, una consociata là di questa. A Catania c'è la seconda sede più grossa di tutta ST mondiale, con 4.000-5.000 dipendenti. Quindi io ho cominciato a Catania. Poi dopo 4 anni di lavoro a Catania, un po' perché mi ero stancato dell'ambiente di Catania, un po' perché quella che all'epoca era mia moglie era medico e in Sicilia non riusciva a lavorare perché le graduatorie in Sicilia hanno delle regole pazzesche, lei che non era siciliana, insomma per tutta una serie di ragioni, abbiamo deciso di trasferirci in Lombardia, perché invece sapevamo che per i medici in Lombardia proprio facile come bere un bicchiere d'acqua si trova lavoro. In effetti è stato così, ci siamo trasferiti proprio qui ad Abbiategrasso, la mia ex moglie trovò lavoro dopo una settimana e da allora non ha mai smesso e io mi sono trasferito presso la sede milanese della società per cui avevo cominciato 4 anni prima a Catania. E così è nata, diciamo, la mia, il mio, come si può dire, la mia nuova vita, ecco, qui in Lombardia. Quindi amore, amore per la comunicazione, radioamatore, vai all'università e scegli ingegneria, sì. Indirizzo? Elettronica, indirizzo al vecchio ordinamento, poi diciamo come indirizzo di studio finale telerilevamento. Ecco, in fase di selezione in questa multinazionale viene fuori il tuo vizietto che è più orientato verso la comunicazione, quindi sì. Più verso le persone che verso le cose, perché la distinzione è questa, no? Sì. Lavorare in laboratorio ha a che fare con le cose, invece comunicazione, marketing ha più a che fare con le persone. E quindi arrivi a Milano e come arrivi poi a seguire Grillo? Allora, questo è successo diciamo in un paio di passi, sì. Quindi a parte tutto quello che ho dato prima, le radio, la radio vice trasmittente eccetera, per 20 anni, 25 anni non ho più fatto nulla nel piano della comunicazione. Poi vabbè, arrivano i social network, Facebook eccetera, vengo a sapere di questo movimento perché io conoscevo Beppe Grillo, ero addirittura andato a vedermi in uno spettacolo proprio a Vigevano che aveva fatto proprio in Piazza Ducale, gran simpaticone, insomma lo amavo come molti italiani lo amavano, però non pensavo che da lì a qualche anno addirittura sarei diventato, secondo quello che dicono alcuni giornali, l'occhio destro di Beppe Grillo. Ecco, io sono andato a vedere uno spettacolo a pagamento eccetera. Bene, poi nasce questo movimento 5 Stelle, io non l'ho neanche scoperto subito appena è nato, perché il movimento è nato credo nel 2007-2008, io l'ho scoperto per la prima volta a fine 2009. Praticamente c'era la raccolta firme per le elezioni regionali in Lombardia e fu lì che io cominciai a interessarmi alla politica. Mi iscrissi nel meetup lombardo, successivamente mi iscrissi nel meetup di Vigevano e così ho cominciato a prendere confidenza con questa realtà politica, diciamo. Ho cominciato a frequentare il meetup di Vigevano, mi sono iscritto anche sul blog nazionale e così ogni tanto ricevevo delle lettere che ricevono centinaia di migliaia di persone. E basta, e da lì è nato. Aveva diritto a questa cosa che ti sembrava al tempo come sì. Fonte veramente di qualcosa di nuovo. Qualcosa di veramente fonte nuovo. Di cambiamento. Assolutamente. Di una specie di rivoluzione che si stava preparando. Esatto, esatto. Quindi ho detto io voglio esserci in questa rivoluzione. Tant'è vero che poi quando ci furono le elezioni regionali in Sicilia, e quello è il secondo e definitivo step, diciamo, che mi ha portato a quello che sto facendo oggi, ho detto, caspita, ci sono le elezioni nella mia terra, in Sicilia. Avevo percepito che sarebbe successo qualcosa di eclatante, cosa che poi si è puntualmente confermata, insomma, cioè il Movimento 5 Stelle in Sicilia, quella è stata la prima regione dove ha avuto un risultato veramente eclatante, non i due consiglieri come in Emilia Romagna o come in Piemonte, cioè in Sicilia il Movimento 5 Stelle è entrato proprio alla grande. E quindi io ho detto, voglio andare a essere, voglio essere un testimone di questa campagna elettorale. E così, presi
il mio telefonino. Poche settimane prima il mio amico Vito Crimi mi aveva insegnato a fare le dirette streaming addirittura col cellulare. La mia prima diretta streaming l'avevo fatta usando il computer presso una delle, anzi la prima riunione del Consiglio Comunale di Abbiate Grasso dopo le elezioni che c'erano state a maggio del 2020. Crimi, il senatore? Sì, sì, il senatore Vito Crimi, sì. Fu lui, capogruppo, e capogruppo al Senato, eccetera, eccetera. Sì. Fu lui a insegnarmi come si fanno le dirette col cellulare. E a quel punto ho detto, beh, allora cavolo, vado in Sicilia, faccio le dirette. E così ho cominciato a fare le dirette, ma essendo uno dei tanti che erano lì in piazza. La prima fu, mi ricordo, Mister Bianco, ero lì in piazza, stavo con sto cellulare messo così in alto, la gente che protestava, abbassa quelle braccia, gente, mi prendevo le gomitate perché ero proprio in mezzo alle centinaia di persone che erano lì in piazza, e ho cominciato a fare la mia prima diretta. La prima diretta, mi ricordo, avevo credo 15 visualizzazioni, perché io ancora su Facebook avevo pochissimi contatti, quindi praticamente c'era mio padre, mia sorella e qualche amico che mi stava guardando. Poi la sera feci una seconda diretta e lì fui notato da uno dello staff, col quale poi diventammo amici, Pietro Dettori, il famoso Pietro Dettori dello staff. Lui notò che ero lì a fare le dirette, mi chiese il link e a quel punto lui pubblicò il link sui social di Beppe e a quel punto ci fu l'esplosione, naturalmente, perché tutti seppero di questo canale che trasmetteva i comizi in giro per la Sicilia, e così centinaia e centinaia di persone hanno cominciato a conoscere. Ma questo quindi rappresentò solamente una maggiore notorietà, non un ruolo diverso all'interno del movimento, o anche un ruolo diverso? No, io non ho mai avuto nessun ruolo all'interno del movimento. Io per il momento sono sempre stato un attivista, dirigevano, ero, diciamo, della Lombardia, non ho mai avuto ruoli. Poi dopo le elezioni regionali in Sicilia lo staff mi ha conosciuto, ha apprezzato il mio modo di fare le dirette, perché diciamo che io ho portato questa piccola innovazione, cioè le dirette prima del mio arrivo erano tre piedi, tablet o telefono messo lì davanti, premi il pulsante rosso inizio trasmissione quando Beppe arriva sul pacco, premi il pulsante rosso fine trasmissione quando Beppe arriva dal pacco, fine. Ecco, esatto, com'era il clima in quel tempo? Cioè il clima all'interno del movimento, che tipo di persone si avvicinavano, quali erano le speranze, che cosa si pensava di poter realmente ottenere, e poi magari come questo man mano è cambiato, si è cambiato. Beh, le persone vedevano questa cosa come l'unica speranza di cambiare veramente le cose, e io ero uno fra loro, anch'io pensavo esattamente questa cosa qui. Ma all'interno del gruppo era tutto bello, era tutto ruspante, era tutto... Quindi molto entusiasmo. Assolutamente, tanto entusiasmo, anche perché credimi, quello che poi ho fatto successivamente, perché poi appunto il gruppo mi richiamò prima per la raccolta delle firme, quindi il Massacro Tour, non mi ricordo come si chiamava neanche l'altro, il Firma Day, eccetera, poi mi chiamarono proprio per lo Tsunami Tour. Beh, se non ci fosse stato entusiasmo e condivisione totale, quello che abbiamo fatto era secondo me impossibile. Stiamo parlando di quali anni, Salvo? Stiamo parlando della fine del 2012, anzi inizio 2013, quindi anni recentissimi. Si poteva immaginare, quando tu ti avvicinasti al movimento, che poi avrebbe portato in Parlamento oltre 160 tra deputati e senatori? Ma io ci credevo. Ci credevo, però magari era l'illusione di quello che era all'interno di questo gioco e si illudeva. Diciamo, non so all'epoca quanto fosse ragionata la cosa, sta di fatto che poi questa cosa si realizzò. Quindi io, anzi, ti dico la verità, quando ho visto quel 25,5 rimasi un po' deluso. Io pensavo che avrebbe fatto di più. Girando tutte le piazze d'Italia, l'entusiasmo che c'era, io pensavo di più. Beh no, l'elettorato italiano è costituito in maniera un po' particolare, quindi per me è già un miracolo. Fu un miracolo il 25, ma questo riguarda il miracolo nelle elezioni, il portare sì. Deputati e senatori. E altri miracoli con l'ingresso invece di questi deputati e senatori ce ne sono stati, o qualcosa, Salvo, non è andato proprio per il verso giusto? O diciamo, che cosa è andato per il verso giusto a tuo avviso, e che cosa invece è rimasto un po' un nodo in gola, insomma? Beh, è rimasto un incompiuto, un qualcosa di incompleto, un qualcosa che dai contorni non chiari, dai la definizione che vuoi, insomma. Ma diciamo che qui comincia, cioè fino a quello che ti ho raccontato adesso c'è tutta la parte di entusiasmo totale, eccetera. Poi questa domanda mi porta alla mia posizione attuale nei confronti del Movimento 5 Stelle, e cioè la mia è una posizione... Io non voglio farmi prendere la mano da chi mi dice «Ah, Casaleggio è un massone, Grillo è minacciato, eccetera, eccetera». Io, da un certo momento in poi, ho deciso di guardare solamente i fatti e giudicare i fatti, perché se mi faccio prendere la mano da tutte le varie teorie,
a quel punto, siccome alcune sono abbastanza verosimili e alcuni comportamenti sembrano giustificare o dimostrare queste teorie, allora a quel punto dico, allora sono stato veramente un coglione. Quindi proprio un po' come fa il popolo italiano che si nasconde la testa sotto la sabbia, io preferisco non approfondire tutte le teorie che vogliono il Movimento 5 Stelle, come la valvola di sfogo, gatekeeping, eccetera. Io giudico i fatti. Però anche giudicando i fatti... Scusa, però quello che hai detto è molto importante. Sì. Festinger la chiamava dissonanza cognitiva, cioè non mi avvicino a delle informazioni che potrebbero scontrarsi con le mie attuali opinioni. È una... No, io non ho detto questo, io ho detto... Mi era sembrato, scusa se... No, ma è quello che hai detto è abbastanza corretto in generale, ma non credo che si possa adattare al 100% al mio modo di vedere il Movimento 5 Stelle. Cioè. Nel senso che io quando vedo certi comportamenti mi viene qualche sospetto, dico, ma perché fanno questo errore, o perlomeno perché fanno questo che secondo me è un errore. Ora non voglio andare fino in fondo a cercare di scoprire perché commettono degli errori o delle cose che secondo me sono degli errori, perché non vorrei ritrovarmi a scoprire che alcune teorie complottiste contro il movimento possono essere vere. Siccome io nutro veramente un affetto, anzi vorrei dire un amore per Beppe Grillo, perché ho trascorso con lui 39 giorni, ma condividevamo insieme ad altre due persone, che sono appunto Pietro e Walter, 4 metri quadrati, 5 metri quadrati, non so quanti metri quadrati possa essere un camper. Quindi veramente io non riuscirei ad accettare che Beppe possa essere colluso col sistema di cui purtroppo vedo il Movimento 5 Stelle fa parte. Allora io preferisco pensare di analizzare i singoli fatti, le singole azioni politiche che fanno. E ormai chi mi segue lo sa, anzi vengo tacciato tutti i giorni di essere un voltagabbana, di uno che sputa sul piatto in cui ha mangiato, eccetera, perché io critico durissimamente certe scelte del movimento, però preferisco limitarmi all'analisi delle scelte e non a dire fanno questo perché Casaleggio è massone, fanno questo perché... Ho capito. Sì, ci sono una serie di fatti, non semplicemente delle teorie che insomma lascerebbero quantomeno pensare o dubitare fortemente di un qualche cosa. Adesso non voglio parlare neanche io di Casaleggio, non voglio parlare degli attuali avvicinamento tra Casaleggio, Magaldi, quello di Massoni, né l'avvicinamento di Magaldi a 2, 3, 4 mi pare senatrici del Movimento 5 Stelle, eccetera. Non è questo il punto. Tu sai che noi ci eravamo sentiti, io ho sempre contestato al Movimento 5 Stelle il fatto di non aver ritirato il rimborso elettorale, senza il quale ovviamente si è disarmati, perché magari anche solo a livello di comunicazione dei denari per realizzare qualche cosa servono, e magari il Movimento 5 Stelle si ritrova forse anche ad avere poco denari anche solo per comunicare. Non lasciamo stare poi tutta una serie questo di... è un punto particolare, la mia opinione è un po' diversa, ma non certo, no ma infatti non è questo il punto. So perfettamente che ci sono due punti di vista, entrambi ci possono stare, sta di fatto però che sono disarmati rispetto alla comunicazione, non c'è tutta questa comunicazione. Un deputato mi disse, noi l'unica cosa che possiamo fare è comunicare, però poi gli dissi, ma lo fate? No, non lo facciamo. Perché? Perché ci mancano non tanto dei fondi che riusciremo a trovare, quanto una coordinazione su alcuni temi chiave. Questo è un po' quello che è emerso. Quindi tu a un certo punto, Salvo, segui appunto il movimento, segui Grillo, tutto questo entusiasmo, poi arriva il boom, deputati, senatori, eccetera, eccetera, e tu decidi, anche per motivazioni diverse, di impegnarti ancora di più nella comunicazione. Ma secondo mio, che cosa succede a questo punto? Beh, succede che io, vedendo appunto tutte queste scelte che non riuscivo assolutamente a condividere, ho detto no, io allora voglio continuare ad esercitare questa mia attività, che nel frattempo si è trasformata da una passione esaurita per 40 anni in una cosa esplosa, quello appunto della comunicazione. Ho detto no, allora io questa cosa la voglio fare, però la faccio in modo indipendente, perché altrimenti se io continuo a farla come un attivista rischio di non essere obiettivo fino in fondo nell'analisi dei fatti. Già so di non essere obiettivo nell'analisi delle motivazioni che potrebbero determinare certi fatti,
ma se rimango un attivista rischio di non essere obiettivo neanche nell'analisi dei fatti, e quindi ho deciso di sganciarmi, anche perché ho visto che il mio tipo di fare comunicazione non era assolutamente ben visto dal movimento. Per quale motivo, Sali, scusa? Ma perché, contrariamente a quello che hai detto tu, dove dici che forse manca un coordinamento, io cerco, penso invece che sul piano della comunicazione ci sia un coordinamento. Poi no, potremmo essere non d'accordo su come viene fatto. Quello che il deputato mi aveva detto, perché so che erano stati presi anche dei personaggi per la comunicazione, se non sbaglio, no? Quindi selezionati, se non erro, da BioBlu Messora, poi c'è stata tutta una polemica, Messora è andato via, è stato mandato via, non si è mai capito bene che cosa sia successo, né le vere motivazioni. Quindi lui dice a un certo punto, no, io ti ripetevo appunto quello che sì. mi diceva un deputato, non era la mia idea. Sì. Il fatto che non c'era una coordinazione né sulle priorità, né su come comunicare, né gli strumenti di comunicazione, eccetera, eccetera. Mi sono limitato a riportare questo salvo. Quindi... Ma secondo me invece, allora sì, è chiaro, se tu vai ad analizzare la comunicazione del singolo deputato, magari quello non molto conosciuto, è possibile che ci siano delle persone assolutamente, anzi, sono sicuro che siano indipendenti e possano comunicare quello che vogliono. Però invece la comunicazione è quella pesante, cioè quella di chi muove 2 milioni di visualizzazioni in 3 giorni, quindi mi riferisco ai vari Di Battista, Paola Taverna, Di Maio, eccetera, beh, lì secondo me c'è una grandissima coordinazione. Poi si può essere d'accordo o meno su chi coordina e su come coordina. C'è anche una strategia di comunicazione. Secondo me sì. Certo. E io purtroppo su questa strategia di comunicazione difficilmente riesco a trovare una cosa sulla quale mi trovo d'accordo. Questo è il punto. Visto che condividiamo qualcosa. Ed è per questo che quindi ho deciso in modo graduale, fino a quando diciamo che proprio la spina l'ho staccata proprio a dicembre del 2013. Io proprio a dicembre del 2013 dicevo basta, non posso più essere un attivista di questo movimento. La cosa ovviamente è maturata dalla fine dello Tsunami Tour, che è stata a febbraio del 2013, quindi diciamo tra febbraio e dicembre piano piano sono uscito, e proprio a dicembre del 2013 proprio completamente sganciato la spina. Attenzione, mantenendo un rapporto di affetto con tantissimi del movimento. Ma non è mica una questione personale. Cioè io ho tantissimi del movimento, io ancora vado a Roma, vado a dormire a casa di un senatore, di una senatrice, di un deputato. Puoi precisare questa cosa, cioè non c'è niente di personale. Assolutamente, no, ma io ho proprio un rapporto di affetto, di amicizia con, non voglio dire un numero così sparato a caso, ma credo almeno una 50 tra deputati e senatori. Quindi ce ne sono alcuni che non conosco per niente. Altri che li conosco ma di vista, ma con una 50 ho proprio rapporti di amicizia e di affetto, e a questo non intendo rinunciare, sebbene spesso li critichi. Cioè io ho fatto anche dei video dove proprio entro, proprio, addirittura l'ultimo video che ho fatto si intitola Luigi Di Maio e il coitus interruptus, ecco, dove proprio è un attacco frontale sempre in modo affettuoso e amorevole. Però non si può dire che sul piano della comunicazione non sia un vero e proprio attacco frontale. Ma si attaccano evidentemente le posizioni, le idee, i comportamenti, non c'entra niente con la scelta delle priorità. Certo. Io parlo di coitus interruptus perché lo sintetizzo, poi se volete potete guardare il video, dico in mezz'ora di video, dico Luigi, voi siete ormai bravissimi sui preliminari, perché per coinvolgere il popolo siete bravi, ormai avete imparato bene la comunicazione, quando andate in televisione la gente sta ad ascoltarvi, perché siete veramente bravi nel citare tutte le cose che la gente vuole sentirsi dire, e quindi il ladrocino del politico, gli sprechi, tutte queste cose qua, fantastico. Robetta. Però poi quando c'è da arrivare all'amplesso o addirittura all'orgasmo, boom, vi fermate. Quando c'è da denunciare veramente le cose importanti, il discorso finisce lì. Ecco perché parlo di coitus interruptus. Ecco, questa è l'intervista a te, non dobbiamo parlare di quello che penso io, però io ho fatto un po' di video di stimolo al Movimento 5 Stelle, c'era qualcuno di questi video in cui continuavo a chiedere ma chi fissa le priorità all'interno del Movimento 5 Stelle? Non ho mai ricevuto risposte, né l'ho mai capito chi fissa le priorità. Comunque su questo sei chiaro, Salvo, posso farti un'altra domandina? Allora, il Movimento 5 Stelle porta avanti un paio di slogan che sono abbastanza forti e che hanno avuto anche un certo impatto, un certo successo, perché li si considera anche veri sotto certi punti di vista. Cosa ne pensi dello slogan uno vale uno? E soprattutto cosa pensi della democrazia rappresentativa e poi della democrazia diretta che il Movimento 5 Stelle porta avanti? Allora, sull'uno vale uno
E a parte che poi l'uno vale uno, diciamo che è un'estensione del concetto di democrazia, è un'estremizzazione del concetto di democrazia. Del fatto che siamo tutti uguali. Esatto, che siamo, sì, e che tutti abbiamo diritto di esprimere le nostre opinioni. Ecco. Devo dire una cosa che sembra ormai un'eresia, perché veramente siamo talmente bombardati da questo concetto di democrazia, eccetera, eccetera, che quello che sto per dire è un'eresia. Io ero convintissimo fino a un po' di tempo fa. Sa perché penso di essere d'accordo con questa eresia? Sa perché? Ma sì, perché io ero convinto che l'uno vale uno fosse veramente proprio la base, cioè che dovessimo tutti noi improntare le nostre azioni su questo concetto dell'uno vale uno. Quindi la società si costruisce su questa base, no? Sì, io pensavo che fosse una cosa assolutamente giusta. Mi sono reso conto purtroppo che non sempre la maggioranza ha ragione, anzi molto spesso è vero il contrario, e quindi una volta fatto tuo questo concetto, questo cozza terribilmente col concetto di uno vale uno, perché secondo me uno vale uno sì se le cose che dice sono però facilmente controllabili e sono giuste, perché altrimenti uno vale uno rischia di diventare veramente proprio un disastro per la convivenza civile. Quindi in questo concetto si è esclusa la competenza, la preparazione, un certo talento verso determinate cose, siamo tutti uguali, possiamo essere uguali tutti davanti alla legge. Questa è l'unica uguaglianza. O per chi ci crede davanti a Dio. È assurdo, perché se io prometto uguaglianza e libertà sono in contraddizione, perché dove si è realmente liberi, ognuno si esprime secondo le sue potenzialità, il suo talento. Se voglio renderlo uguale, io lo porto in basso. Sono due concetti che sono contraddittori. Scusa, Salvo, se mi permette, sì, questa. Sì. No, ma questa sono osservazione. Ora, io ti dico, se veramente dobbiamo andare avanti con la democrazia, trovare un modo di applicare la democrazia diretta, secondo me, è una cosa utile. Il punto è che io mi chiedo quanto questa democrazia sia veramente il modo migliore per risolvere i problemi che abbiamo oggi, perché temo che questa democrazia sia un'arma della massoneria e dei padroni del mondo per portarci verso una certa direzione. Questo è il mio timore. Quindi la risposta non ce l'ho, onestamente. Ma la risposta forse ci arriva da determinati periodi in cui le cose funzionavano diversamente, cioè quando tra il popolo, tra la gente e l'istituzione, che poteva essere un sovrano, c'erano degli organismi intermedi, per cui ogni singolo apparteneva ad un organismo intermedio che non dipendeva dal sovrano. Quindi questi organismi avevano un certo potere contrattuale e trattavano direttamente col sovrano. Ecco che il popolo, diciamo, era rispettato, ma nel momento in cui tu metti dei diritti ai singoli, tu ne fai un isolato. Noi non abbiamo nessun organismo intermedio attualmente, lasciamo stare i sindacati, tutte queste robe qua che ci hanno messo in faccia, quindi non abbiamo potere, le informazioni che ci arrivano sono false, e come fa un popolo a esprimersi? Che cos'è questa democrazia? Quindi la democrazia deve partire dalla corretta informazione, da una buona istruzione, dal ruolo di ciascuno all'interno di questa società, dopodiché si può parlare di democrazia. E della democrazia diretta invece, Salvo, dicevi? Ma allora, se si trova un modo ogni tanto che di rendere, se si trova un modo di rendere la democrazia utile, perché io in questo momento ho qualche dubbio che lo sia, anche la democrazia quella attuale, quella rappresentativa. Beh, secondo me, diciamo, ecco, se dovessi scegliere fra la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta, io credo che la democrazia diretta, se dietro ci sta, come hai detto tu, una corretta informazione, potrebbe diventare un'arma vincente. Il problema è che oggi non c'è informazione. Per esempio, il referendum, che è in assoluto l'arma più democratica che esiste, fatto senza prima una corretta informazione, diventa un'arma deleteria, un'arma pazzesca. Per esempio, il referendum sull'euro, fatto oggi, sarebbe un disastro, perché oggi vincerebbe il restiamo nell'euro. Beh, ma la Grecia ha dimostrato che se anche vince invece come lo vuole. Allora è un'arma a triplo taglio. Una piccola precisazione. La democrazia su un territorio così vasto e su una popolazione così vasta che accentra i suoi poteri a Roma, che poi li ha delegati in altra sede, lasciando a regione, province, comune, un po' solamente l'amministrazione, non ci potrà mai essere. Noi potremmo avere una democrazia a livello territoriale, ma in zone circoscritte. È l'unica possibilità, ma altrimenti stiamo parlando di utopia.
questa è la mia, l'ho detta in breve, ma insomma, tanto per fare in tempo. No, ma io su questo sono d'accordo, tant'è vero che dico, da quando ho deciso proprio di sganciarmi completamente dall'attivismo politico, dico, l'unico ente dove oggi ritengo ancora utile la politica è a livello comunale. Perché ancora il sindaco ha un minimo di potere, quindi se c'è a fare il sindaco qualcuno con un minimo di cultura, con le idee un pochino chiare, potrebbe veramente decidere del bene o del male della cittadinanza. Ma al di sopra di sé ha normative su normative su normative, per cui viaggiano su dei binari obbligatori. Sì. Ecco, eccola. Quindi come facciamo a parlare di democrazia se non andiamo a cambiare l'impostazione per Stato? La prima cosa che dovremmo decidere è che cosa intendiamo per Stato. Che cos'è questo Stato? E ci sono dei libri veramente interessanti su questo, che fanno anche delle differenze abbastanza importanti. Noi non possiamo parlare semplicemente di Stato, di democrazia. Dobbiamo riscoprire questi concetti, andare a ristudiarli, capire realmente che cosa c'è dentro. Scusami, io cambio occhiali. Fai. Ecco, poi decidi, è un discorso lungo, lasciamo stare, abbiamo dato dei cenni, anzi hai dato dei cenni, mi sono permesso anche di intervenire più di quanto intervengo di frequente nelle interviste, però tu sei stimolante, quindi è responsabilità. Vabbè, a me fa piacere. E quindi è responsabilità che... tua, no, scusa, sto scherzando. Come sei arrivato poi a decidere di occuparti a tempo pieno di comunicazione? Questa è stata... Allora, io nella prima parte dell'intervista in cui mi hai fatto delle domande sulla mia vita personale ho omesso di dire quali sono stati di tutti gli eventi della mia vita in assoluto i due elementi più importanti. Il primo è, ce l'abbiamo tutti quanti, cioè il giorno della nascita, nel mio caso il 22 ottobre del 66. E vabbè, quello lì è chiaro che è il giorno più importante, perché senza quel giorno lì nessuno di noi ci sarebbe. Ma il secondo giorno più importante della mia vita è stato il 29 settembre del 2010. Tant'è vero che io festeggio due volte il compleanno, uno il 22 ottobre e l'altro il 29 settembre, perché il 29 settembre mi è stata diagnosticata una leucemia linfatica cronica in forma piuttosto grave, con un quadro genetico molto complesso. Bene, quello è stato secondo me in assoluto il giorno più importante della mia vita, fatto salvo quello della nascita naturalmente, e un domani quello della morte, perché questo evento ha cambiato in modo sostanziale il mio modo di percepire la vita. Allora a questo punto io mi sono reso conto che ovviamente è stato un processo graduale, non è avvenuto da un giorno all'altro, che la mia vita di dipendente per una multinazionale non mi soddisfaceva più. L'ho fatto per quasi 21 anni, ma alla fine mi ero stancato e quindi ho cominciato a esercitare questa passione per la comunicazione, prima come hobby nel tempo perso, quindi la sera, nei ritagli di tempo, il fine settimana eccetera. E poi, spinto anche da alcuni utenti che mi dicevano: Salvo, ma perché non fai più cose, non lo fai più a tempo pieno? Dicevo, ma come faccio? Io ho un lavoro, io ho anche una famiglia da mantenere, eccetera, non posso farlo a tempo pieno. Però alcuni mi lanciavano delle provocazioni: ma noi ti paghiamo il canone, invece di pagare il canone alla RAI, paghiamo il canone al tuo canale. E insomma, allora io a dicembre del 2013, guarda caso proprio quando avevo deciso di staccare la spina dal movimento come attivista, ho lanciato questa campagna di raccolta fondi. Ho detto, vediamo come va, diamoci qualche mese di tempo, se va bene a quel punto mi dimetto. Bene, io ho deciso che la campagna raccolta fondi, iniziata a dicembre 2013, a luglio del 2014 avesse dato dei risultati non eccezionali ma comunque incoraggianti. E quindi in quel momento lì, a luglio appunto del 2014, ho deciso di dare le dimissioni. Cosa che poi ho formalizzato a settembre, e poi di fatto, insomma, con la fine dell'anno del 2014 ho smesso proprio di essere dipendente della multinazionale per cui ho lavorato e ho cominciato a fare questa attività a tempo pieno. Ecco, ma che cosa ti prefiggi con questa attività di comunicazione a tempo pieno, non sai? Ma intanto mi prefiggo di fare una cosa che mi piace, cioè così come all'inizio del mio lavoro nel marketing per la multinazionale dicevo, ma guarda questi quanto sono fessi, cioè mi fanno fare una cosa che mi piace e mi danno pure uno stipendio. Ecco, dopo un po' però questa cosa è un po' scemata, perché le cose cambiano, ho cominciato ad annoiarmi, non mi piacevano alcune cose della vita di una multinazionale, il fatto che la ditta per cui ho lavorato negli ultimi 2 anni avesse deciso di entrare nel mercato militare, e già per me solo questa è stata una cosa assolutamente inaccettabile per me. Insomma, tutta una serie di ragioni ho detto no, io devo cambiare vita, voglio liberarmi dalla schiavitù del lavoro
di 9 ore al giorno, di andare lì con dei capi che ti dicono quello che devi fare, eccetera, eccetera. E quindi a quel punto ho detto: io voglio fare una cosa che mi diverte, una cosa che per me non è neanche un lavoro, anche se a volte magari dedico 12 ore in un giorno, però per me non è un lavoro, non è una costruzione, lo faccio perché mi piace, perché mi diverto. E così ho cominciato a fare questa cosa a tempo pieno e oggi sono felice, anche se dal punto di vista economico, ancora almeno per il momento, è un disastro. Ecco, perché ovviamente io partivo da un salario di 3.000 euro al mese, macchina aziendale, cellulare, tutto spesato, eccetera, eccetera. Oggi 3.000 euro non ci arrivo neanche in 4 mesi. Però oggi sono molto più felice rispetto a prima. Quindi per me è sufficiente arrivare con le donazioni a quel minimo che mi serve per coprire le spese e io sono felice così, non mi interessa tornare ai 3.000 euro al mese. Oggi sono molto, nonostante oggi le donazioni siano circa 500 euro al mese, oggi sono molto più felice rispetto a prima. Ecco, a parte il fatto naturalmente che ti piace e quindi ti dà soddisfazione, ti senti anche più realizzato, eccetera, ma certamente degli scopi di comunicazione li avrai, delle cose a cui dai magari la priorità. Quindi, a tuo avviso, quali sono le priorità da comunicare in questa fase della vita italiana, europea, mondiale? La priorità numero uno ce l'ho stampata su questa maglietta, quindi le banche. Io credo che le banche oggi siano, non voglio dire in assoluto perché magari un domani mi potrebbe venire in mente qualche altra idea, ma sicuramente le banche fanno parte di una rosa con pochissimi petali delle cose in assoluto più deleterie e più criminali che l'essere umano abbia potuto concepire. Quindi per me il fatto che ogni giorno mi arrivino dei messaggi di persone che mi dicono: grazie Salvo, grazie al tuo canale, ho approfondito la mia conoscenza sul sistema criminale delle banche. Beh, già anche solo questo, se io ogni giorno arrivo a 10 nuove persone e faccio sorgere almeno il dubbio su come funziona il sistema monetario, eccetera, già io mi accontento. Poi certo, è chiaro che tutti noi sognatori sogniamo di cambiare il mondo, di avere un mondo migliore, eccetera, e molto probabilmente verremo delusi. Però almeno aprire gli occhi a una persona al giorno già per me è sufficiente, ecco, mi accontento. Ma di là prima, in privato, dicevamo le cose sono da fare e i risultati poi non dipendono da noi, però in effetti questa spinta a voler fare qualcosa c'è, è giusto che ci sia, tu sai qual è la mia idea, siamo arrivati a un punto ormai, a mio avviso, di non ritorno, non voglio fare il pessimista ma il realista, quindi abbiamo visto nonostante tutta l'informazione che cosa succede, le cose... Questo potere va avanti sempre di più, ci schiaccia sempre di più, ma ripeto, questa non è una buona ragione, non è una buona ragione per mollare, anzi è una buona ragione per continuare senza, a mio avviso, farsi illusioni. Io sono contro i facili entusiasmi perché non fanno guardare in faccia la realtà, la potenza di questo potere, tutti i suoi gangli, ormai è in pasta, ha le mani in pasta in ogni aspetto della società, anche quelli che meno ci saremmo o ci aspetteremmo o ci saremmo aspettati. Quindi salvo, quindi tu dicevi le banche, poi c'è qualche altro tema magari. Beh, le banche diciamo che sono la massima espressione proprio di un'associazione a delinquere di stampo mafioso. E dico queste parole a proposito, perché se voi andate a leggere proprio gli articoli di legge di che cos'è l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la descrizione è esattamente quello che fanno le banche. Cioè un'organizzazione di persone a vari livelli che fanno dei crimini a danno della collettività. Quindi è esattamente questo. Io spererei che qualche amministratore delegato di qualche banca mi denunciasse per diffamazione. Purtroppo non succede, mi denuncia per diffamazione un signore perché ho fatto un'intervista, vabbè, lasciamo stare. Invece nessun banchiere finora mi ha denunciato. Io spererei che il signor Mario Draghi, il signor Mario Monti, il signor Juncker, la signora Lagarde, ecco, che qualcuno di questi, mi accontenterei anche di un amministratore delegato italiano tipo Vizzoni, ecco, che qualcuno di loro mi denunciasse per diffamazione. Purtroppo so che non succederà perché loro sanno che se mai andassimo in tribunale e se ci imbattessimo in un giudice con un minimo di onestà, sono pochi, Quanti mercenari, sì, potrebbero Fabio? anche perdere. Quanti sì? Quanti se? Lo so, quanti se. Però ti faccio una domanda, Sì, se me la permetti, una io a te. certo. Ma se tu sei così realista, non pessimista, realista, perché mi stai facendo questa intervista? Cosa speri di ottenere con questa intervista? Ma perché ritengo che noi abbiamo un obbligo di testimonianza. Noi dobbiamo testimoniare quello che abbiamo capito, quello che abbiamo scoperto, dobbiamo testimoniare anche quelle che sono le nostre previsioni su quello che accadrà. Quindi
ma personalmente ormai non mi faccio più illusioni. Quindi io lo faccio perché mi sento di portare una testimonianza anche per tutta una serie di altre mie profonde convinzioni, di cui non è il caso di parlare in questa intervista, che sono religiose, per cui credo che noi dobbiamo portare testimonianza, punto. A noi è chiesto di portare testimonianza, cioè voi portate la verità, il resto non è compito vostro. Ecco, questa è la mia posizione. Beh, io, se mi permetti, sposo questa tua visione, anzi diciamo che la aggiungerei alla motivazione che ti ho detto prima, alla tua domanda perché faccio questo. Direi che in effetti non è neanche un'aggiunta, è una fusione, ecco, questa, il testimoniare alla fine è abbastanza vicino a quello che dicevo io prima, cioè la soddisfazione di ricevere continuamente dei messaggi di persone che dicono grazie al tuo canale, ovviamente mica solo grazie a me, anzi io rispondo sempre, attenzione, guardate che non c'è solo Salvo 5.0, ci sono tantissimi altri canali che fanno informazione e questa è una ricchezza che noi tutti come genere umano abbiamo. Poi ovviamente io non sono d'accordo con certe cose che vedo su altri canali, talvolta sì, però questo fa parte anche del gioco, diciamo, e il fatto che tutti questi canali possano esprimere le loro opinioni è una cosa che arricchisce. Ovviamente questa cosa confligge un po' con quello che abbiamo detto prima, il fatto che l'uno vale uno, quando uno non è informato, quando uno ha delle nozioni magari in mente sbagliate, potrebbe essere una cosa negativa. Spesso diciamo in rete ci sono tante verità ma ci sono anche tante stronzate, è vero, e questo è vero anche per i vari canali, ma attenzione, a cominciare da Salvo 5.0, non è che io pretendo di dire che sul mio canale ci sono solo cose giuste, anzi spero che fra tutte le cose che dico ci sia ogni tanto qualcosa di giusto. Sicuramente ci saranno tantissime cose sbagliate, soprattutto tantissime cose fatte in modo superficiale, ma questo me ne rendo conto io per primo, che magari dico delle cose e poi dopo un mese mi rendo conto, dico ma quanto sono stato proprio veramente a un tanto al chilo in quel video lì. Però vabbè, rivendico la mia libertà di esprimermi, ecco. E quindi il fatto che ci siano tanti canali che hanno a loro volta questa libertà credo che sia una ricchezza che noi come fruitori di questi servizi abbiamo, ecco. Io credo che le informazioni siano non solamente come un profumo nell'aria, ma che siano anche come delle sostanze nell'aria. Nel momento in cui viene diffuso un pensiero non vero, malizioso, purtroppo questo ha i suoi effetti. Quindi il fatto di dire tutti hanno la libertà di parlare è un po' assurdo, cioè, perché in realtà noi con questa convinzione stiamo a giustificare il fatto che vengono diffuse qualsiasi tipo di informazioni, anche le più dannose. Riflettiamoci su questa cosa, riflettiamoci. C'è chi ha fatto di tutto per evitare che menzogne, pensieri velenosi fossero diffusi, e oggi viene accusato di dogmi, mica dogmi, eccetera eccetera. Ecco, un po' riscoprire anche queste cose non sarebbe male. Se per esempio qualcuno volesse instillare ai tuoi figli dei pensieri cattivi, dei pensieri che portano verso il male, vorrebbe confondergli le idee, tu riterresti questa persona libera di parlare? No, assolutamente no. E quindi assolutamente no. Ragazzi, ma infatti il discorso è questo, la cosa tragica sul piano della comunicazione è che chi cerca di far passare dei messaggi volutamente scorretti purtroppo è anche organizzato, mentre tutte le voci libere, anche di dire stronzate, però sono isolate. Quindi se io dico una cosa sbagliata faccio un male molto limitato, perché comunque posso influenzare negativamente 300 persone che poi magari vengono mediate da altre cose positive che vedono, da una correzione del tiro da parte mia magari più tardi, eccetera. Invece il problema è che le campagne mediatiche lanciate da chi ha il vero potere mediatico in mano, e quelle sono fatte con una metodica e con una massa che ovviamente fa scomparire tutto il resto, questo è il problema. Quindi secondo me, perché vedi, il problema è lì, è chi decide chi ha il potere di, scusami, chi ha la libertà di parlare, cioè devo dare io la patente a Elia Menta di avere la libertà di esprimersi, o deve essere Elia Menta a dare la patente a Salvo Mandarà di esprimersi? Non credo. No, non è esattamente così, si crea un'organizzazione. Allora, noi manchiamo anche di questo, manchiamo della capacità di organizzarci. E perché secondo te manca questa capacità? Non dico il mio pensiero perché non è importante. Tu hai girato anche tu l'Italia, hai partecipato a incontri, gruppi, eccetera eccetera. Qual è la tua esperienza? Perché non si riesce a mettersi insieme? Per quale ragione, Sara? Io ho una convinzione che dico quasi tutti i giorni sul mio canale,
e cioè che l'essere umano è un animale la cui intelligenza individuale è enorme. Non per niente siamo all'apice, diciamo, della scala gerarchica degli animali. Ecco, chiedo scusa, io purtroppo, non essendo credente, metto l'uomo nel grande calderone degli animali, anche se riconosco ovviamente che ha una, diciamo, nella scala gerarchica occupa il vertice, ecco. Beh, diciamo che tra l'essere umano e gli animali ci sono almeno altri 3-4 livelli di essere in più che non stiamo qua adesso ad elencare. Chi vuole magari approfondire va sul mio canale, trova una intervista a Silvano Borrusi, qui parla appunto di livelli di essere. Noi ne abbiamo appena 3-4 in più rispetto agli animali, quindi appena, o magari pensiamo di avere. No, li abbiamo, dimostrabili, certo. Vabbè, non sono teorie. Su questo non sono abbastanza informato per confutare, quindi vado avanti. Ok, comunque volevo dire, l'essere umano quindi indubbiamente ha una intelligenza individuale che è di quella che ha qualunque altro essere vivente, animale, piante, eccetera. Su questo, io sono convinto, magari un giorno verremo smentiti, ma sono convinto. Il problema dell'essere umano è che invece, come intelligenza collettiva, per me è quasi vicino allo zero. Ecco questa distonia, diciamo, cioè l'essere umano individualmente potrebbe fare delle grandi cose, tant'è vero che le grandi eccellenze di grandi scienziati, di grandi pensatori, eccetera, sono quello che rendono veramente l'essere umano al vertice, diciamo, di una classifica di intelligenza fra tutti gli esseri viventi, indubbiamente. Però purtroppo invece come intelligenza collettiva io vedo che i topi o le formiche sono molto più intelligenti di noi a livello collettivo. Ma non è intelligenza, è istinto. Su questo diverso. Potremmo discutere. Ma è diverso l'istinto dall'intelligenza, comunque il discorso ci porterebbe lontano. Non credi invece che una delle motivazioni può essere il fatto che ciascuno vuole affermare la sua idea, non si è capito che organizzarsi significa assegnare dei ruoli, tu ti occupi di questo, un altro si occupa di quest'altro, un altro si occupa di quest'altro, armonizzare il tutto in uno scopo comune, ma ciascuno avendo un ruolo. Questa è l'organizzazione. Finché non si arriva a questo, non si ottiene niente, ma ci hanno divisi anche su questo. Ormai noi siamo tutti convinti. Ma siamo bravi a dividerci da soli. Ma è la cultura in cui siamo nati e cresciuti che ci ha portato a questo, Salvo. È la cultura in cui siamo nati e cresciuti. Noi siamo contro le gerarchie, ormai ce l'abbiamo nei cromosomi, salvo accettare le gerarchie e quelle del potere, ma tra noi siamo contro le gerarchie, quindi non potremmo mai organizzarci se non facciamo questo passettino. Sono d'accordo, però purtroppo è così, perché la domanda che viene fuori, se tu intendessi provare a fare un'organizzazione, è: sì, ma chi decide il mio ruolo? Cioè, in base a che cosa ci deve essere qualcuno che deve decidere che Pippo fa questo, Pluto fa quest'altro e Topolino fa quest'altro ancora? Cioè, in base a che cosa? Il linguaggio tecnico della formazione, della consulenza, si chiama anche bilancio delle competenze. Che cosa vuol dire? Si tirano fuori le qualità di una persona, e c'è un modo per tirarle fuori, si tirano fuori le capacità di una persona e si fa in modo che la persona si occupi di ciò per il quale è portato, sia a livello di qualità che di capacità. Dove qualche ruolo manca, si prepara una persona magari a ricoprire quel ruolo, ammesso che si possa dare questo tipo di conoscenza. Quindi, come vedi, anche questo richiede un minimo di organizzazione e richiede anche del tempo e richiede delle qualità individuali che ci devono essere, altrimenti non si arriva. Si chiama bilancio delle competenze. Guarda, la mia impressione, ti dico, infatti io purtroppo devo ammettere di essere in prima persona proprio un pessimo cooperante, perché la mia attività sul mio canale riesco a gestirla bene solo da solo, perché avevo provato all'inizio, proprio parliamo del 2013, facevamo le trasmissioni serali insieme ad alcuni amici, però purtroppo il sistema non funzionava, o perlomeno non mi soddisfaceva. Perché purtroppo, sebbene erano stati individuati dei ruoli, in quel caso da me, perché comunque il canale l'avevo aperto io, avevo trovato dei collaboratori, delle persone stupende a cui voglio un sacco di bene, però poi queste persone si trovavano molto strette nei ruoli che io in modo autonomo, in modo dittatoriale, se volete, avevo deciso per loro. E quindi proprio stavamo male, alla fine soffrivamo in quattro.
E quindi piano piano, approfittando di una pausa estiva e seguendo il suggerimento di uno di questi quattro, alla fine piano piano ci siamo autosganciati e ho continuato il mio cammino da solo. Certo, io oggi a Cipicchia se avrei bisogno per esempio di qualcuno che magari mi fa un montaggio, di qualcuno che mi fa delle cose eccetera, però so bene che perderei una parte della mia libertà. Guarda, ci sono delle teorie, che poi non sono solo teorie, sui gruppi, che dicono che per costituirsi un gruppo c'è bisogno di 7-8 caratteristiche. La prima è avere una visione comune, cioè dove vogliamo andare a parare. Secondo, ruoli definiti. Terzo, i vari componenti non si scelgono tra loro, ci si ritrovano, devo imparare a convivere, avendo però un comune denominatore che è sempre tirato fuori dalla visione comune che abbiamo. Quindi tu non devi sposare l'organizzazione, tu devi sposare la visione comune. Spesso è proprio questa visione, questo orizzonte lontano, questa visione che non è, di cui non si parla. Per esempio, facciamo un esempio, tu credi che l'uomo abbia un destino sovrannaturale? Non lo so, ci sto ancora pensando. Perfetto, quindi per esempio se dovessimo fare qualcosa io e te, è evidente che non avremmo una visione comune, potremmo metterci d'accordo su tante cose, ma poi nella linea editoriale avremmo qualcosa da ridire, perché io ritengo che l'uomo abbia un destino sovrannaturale, tu sei ancora incerto, e questo avrebbe ripercussioni sull'organizzazione pratica, sulle priorità, sul taglio da dare magari a tutta una serie di servizi, eccetera, certo. Eccetera. Però Ma guarda Elia, che secondo me ci sono dei problemi ancora più a basso livello, fosse solo quello che hai detto tu. No, c'è di più. Purtroppo c'è da tenere conto anche dell'invidia. L'invidia è, secondo me, una delle cose peggiori di cui soffre l'essere umano. In assoluto. In assoluto. Sai, l'uomo, come ci descrive una religione denigrata, ha tutta una serie di vizi, ha tutta una serie di distorsioni. E bisogna mirare a perfezionare o ad avere delle virtù. Quindi Silvano Borruso, che dicevo prima, col quale abbiamo parlato di recente, lui dice: per cambiare qualcosa o per orientarsi, io ho fatto la domanda, dove si parte? Che cosa possiamo fare? Lui ha detto: ogni e qualsiasi cosa si debba fare, si parte dalla conoscenza di se stessi. Noi la New Age ci ha dato una falsa conoscenza di noi stessi. La vera conoscenza di noi stessi passa attraverso altre vie. Ma quindi, ecco, persone che non si conoscono, e come fanno ad avere una visione comune? Cioè che non conoscono se stessi, non conoscono i meccanismi dai quali sono strumentalizzati, agiti, spinti, stimolati, manipolati, capisci? Quindi questo è fondamentale per creare un gruppo. Quindi orizzonti comuni, conoscere bene se stessi, bene, no, l'essere umano si conoscerà mai bene, però conoscersi quanto più è possibile. Tu dicevi quindi, Salvo, da quello che ho capito, chiudiamo questo discorso perché ti ho portato su una strada poco, tutti non mi piace ci saranno, sono dedicati a meno a te. No, perché chi l'ha detto? Allora, quindi ritieni che in questa tua attività sarà difficile realizzare collaborazioni, sinergie, oppure in che cosa è possibile e in che cosa no? No, non è esattamente quello che ho detto, anzi questa cosa tra l'altro l'ho detta e l'ho scritta molto spesso. Allora, secondo me se saremo tanto intelligenti da trovare una formula di collaborazione che lasci salve le individualità, potremmo fare delle grandi cose in termini di collaborazione. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ognuno deve avere la possibilità di avere comunque un suo recinto dove si sente come se fosse da solo. Cioè, ti faccio un esempio. Io, se si fa un portale dove vengono elencati tutti i canali, io ovviamente sono ben felice che questo, anzi ce ne sono già alcuni, dove il mio canale insieme a tanti altri viene elencato, e qui ovviamente non ci vedo niente di male. Oppure se si fanno una serie di trasmissioni e si possono fare anche magari a giro in coabitazione, ma per esempio ne ho fatto anche uno con il nostro comune amico Giuseppe Turrisi di Accademia della Libertà, abbiamo fatto la trasmissione contemporaneamente, non mi ricordo se è stato fra l'altro proprio quella sera in cui tu fosti a condurre qui da me oppure in un'altra occasione, non ricordo più. Fu quella sera, mi pare. Quella sera, ecco. E comunque, per esempio, io in quella sera cedetti a te proprio lo
scettro del conduttore. Tu sei venuto qui, ti sei seduto qui sulla mia sedia, nel mio posto all'interno del mio studio, e hai condotto tu la trasmissione. Quindi collaborazioni del genere per me si possono fare e sicuramente non daranno nessun problema, anzi daranno solamente vantaggi alla collettività e a coloro che seguono questa costellazione di canali che ci sono in rete. Ecco, invece creare un soggetto unico, secondo me, non sopravviverebbe più di qualche settimana, perché verrebbero fuori sicuramente litigi, eccetera, anche perché, ma lo dico io per primo, sulla linea editoriale, io voglio avere la libertà di dire delle cose che magari oggi non ti trovano d'accordo, o non trovano d'accordo qualunque altro facente parte di questa piccola o grande comunità. Quindi secondo me è importante che ognuno mantenga la propria indipendenza. Per esempio, io ho ricevuto varie proposte di collaborazione, anche da una di un nome prestigiosissimo, che è quello di Giulietto Chiesa, Pandora TV, e io ho detto, quando fui contattato, ho detto: io sono disponibilissimo appunto a delle collaborazioni puntuali. Quindi ogni tanto Giulietto, infatti, è venuto qualche volta ospite da me. Se volete, ammesso che Pandora TV sia interessata, posso venire io a fare qualcosa per voi, però sempre in modo, diciamo, indipendente, ecco, non un matrimonio. Ecco, io mi sono già sposato una volta, è stata un'esperienza meravigliosa per certi aspetti, a cominciare dai miei figli, stupendi, e deleteria su altri, e quindi fare un matrimonio sul piano dell'attività di comunicazione ritengo che non possa funzionare. Ecco, quindi fare per esempio un unico grande canale che possa essere l'unione di Salvo 5.0, Accademia delle Libertà, per chiunque ha compreso, e tutti gli altri canali, secondo me fallirebbe nel giro di qualche settimana, perché verrebbero fuori litigi, invidia, eccetera, perché eccetera. Attualmente non c'è una visione, un orizzonte che si condivide, ma sul concetto di orizzonte, di ruoli, eccetera, forse bisognerebbe fare un qualcosa a parte, parlare un po' di organizzazione in maniera più strutturata, più seria, più articolata, e forse anche più comprensibile. Vuoi chiudere questa nostra chiacchierata, alla fine, quella intervista, dicendo un qualcosa di importante o qualcosa che ti senti di dire? Ma ecco, qualcosa di, cioè, quando noi diciamo, puoi mettere pausa per vedere chi è, scusami, ho suonato alla porta per timore che fosse qualcosa di importante, tipo qualche nuova querela, eccetera. Ho risposto, invece non era pubblicità. Quindi la domanda che mi avevi fatto era qualcosa di importante. Ovviamente nessuno di chi risponde a una tale domanda può dire sì o una cosa importante. Cosa importante per te? Perché ecco, perché ognuno di noi magari pensa di avere qualcosa di importantissimo, e poi invece chi l'ascolta dice: ma per me questa è una stupidaggine. Quindi, ma non lo so, io niente. Sicuramente io ritengo che sul piano della comunicazione, tutti noi che abbiamo questa passione in comune, come appunto Elia, il già citato Giuseppe e tanti tanti altri, abbiamo veramente potenzialmente un grande potere che oggi stiamo usando pochissimo. Stiamo usando veramente proprio come se avessimo un filtro, un tappo, ecco, come se avessimo un tappo. E dovremmo tutti insieme studiare un modo per togliere questo tappo. Purtroppo non so quale possa essere questo modo, perché è ovvio che noi ci impegniamo quando facciamo magari un video, una diretta, una cosa, con la massima passione, e poi scopriamo magari che il video viene visto da 400 persone, 500 oppure 1000, già è un numero enorme, e poi scopri magari che ci sono dei youtuber che fanno delle cose, secondo la mia opinione, ovviamente non vorrei sembrare superbo o superficiale, che sono delle emerite stronzate, che magari fanno 500.000 o 1 milione di visualizzazioni, e dici: porca miseria, se il mio messaggio arrivasse a un numero così elevato potremmo cambiare il mondo così, cosa che magari non sarebbe, però almeno avremmo l'illusione di pensare una cosa del genere. Invece i numeri che raggiungiamo individualmente sono sempre piccolini, ecco. Quindi il punto è: qual è il modo per riuscire ad aumentare le visualizzazioni di quello che noi egoisticamente e presuntuosamente riteniamo importante? Ecco, questa più che altro è una sfida che potrei lanciare. Ma intanto la parola d'ordine, a mio avviso, è quella di sopravvivere, quindi anche tu con questa iniziativa di andare avanti, mi auguro che come dire, le donazioni possano aumentare, perché in effetti si ha bisogno proprio del sangue, come diceva Auriti, il denaro poi è il sangue
è il sangue di un popolo, no? Per cui se manca quello, alla fine tutte queste belle cosettine purtroppo vanno a scontrarsi con problemi pratici e una persona deve anche tenerne conto. Secondo, io porrei anche un'altra, ma questa è la mia idea, quindi prendetela con beneficio di inventario. La domanda che mi pongo da diverso tempo, ma quando una persona è poi informata, che cosa fa? Tu hai fatto questa campagna, hai promosso questa campagna che si chiama Denuncia una banca, e io credo che sia arrivata a tantissima gente. Quante persone pensi che alla fine denuncino una banca? E se non lo fanno, nonostante hanno capito, quali sono le motivazioni che portano a non agire secondo una conoscenza che hai e che ritieni sacrosanta, questo tuo diritto, dovere di agire? Quindi che cosa, Salvo, porta? Quindi, come vedi, non basta informare, perché se poi l'informazione non si traduce in delle azioni, in cambiamenti anche quotidiani e fine a se stessa, diventa pura cultura, un sapere tipo quello scolastico. Scusa se mi permetto di fare questa osservazione. No, ma purtroppo sono d'accordo. Allora, c'è da dire che le denunce ci sono. Cioè, io non sono l'unico ad aver denunciato una banca, ce ne sono tantissime. Anzi, io non ho coscienza di tutte quelle che sono state effettivamente fatte, e non necessariamente, anzi sicuramente non grazie alla mia campagna. La mia campagna avrà raggiunto probabilmente 50.000 persone, cioè io lo giudico dal numero di visualizzazioni che ha avuto il video. Le denunce ci sono state, poi non so dire se sono state 10, 100 o 1000, ma ce ne sono state veramente tante. Sufficienti? Assolutamente no, ovviamente dovrebbero essere molte, molte di più, però mi conforta il fatto che ci siano sempre più persone all'interno anche di ruoli particolarmente sordi a questo tipo di argomenti fino a un po' di tempo fa, e quindi questo mi dà un minimo di speranza. Faccio un nome per tutti, quello dell'ispettore capo di polizia Giuseppe Quarta, che proprio a parte aver fatto l'appello proprio nella mia trasmissione denunciate, lui personalmente sta per presentare una denuncia proprio a brevissimo, una denuncia contro una banca di cui lui è cliente. E sai, se poi riusciamo a spargere la voce che c'è stato un ispettore capo di polizia che ha fatto questa denuncia, attenzione, non è una denuncia che fa a livello personale, è una denuncia che fa in quanto ispettore capo. Questo me l'ha spiegato bene, ci ho parlato al telefono una settimana fa, mi ha detto: io proprio faccio la denuncia come pubblico ufficiale, quindi questa anche agli occhi del giudice che dovrà decidere se archiviarlo o meno avrà un peso leggermente diverso rispetto alla denuncia di Elia Menta o di Salvo Mandarà. Ecco, questo è sufficiente per cambiare le cose? Non lo so, forse no, però io voglio almeno illudermi che qualche piccola speranza ce l'abbiamo, quindi noi testimoniamo, come hai detto tu prima. Sì, personalmente sono convinto di questo, sarà discutibile la mia posizione, ma è meditata dopo tanti anni di informazione, di conoscenza di questo sistema, eccetera. Io ti ringrazio, rinquadro la tua maglietta. Io ringrazio, ecco, per l'intervista, e permettimi di salutare in modo personale tutti gli ascoltatori del tuo canale, per chiunque ha compreso, giusto? Questo è il tipo. No, esserci ore, chiunque ha compreso, non okay. Si capisce. Vabbè, tu, ma hai due canali diversi? No, ne ho uno, avevo un blog che non alimento più e poi ho questo canale che ogni tanto carico. Quindi il canale YouTube è Esserci Ora. Chiama Esserci Ora. Ok, allora vorrei salutare tutti gli utenti di Esserci Ora, che ringrazio per la pazienza. Se sono stati fino a qui ad ascoltare questa intervista, sicuramente saranno dotati di una grandissima pazienza oppure di una grande fiducia in Elia, perché dice: se Elia ha fatto questa intervista vuol dire che lui ritiene che sia qualcosa di utile da ascoltare. Quindi comunque, quale sia la ragione, quale che sia, grazie a tutti voi per essere stati ad ascoltare me ed Elia. Grazie a Elia per essersi preso la briga di investire un po' del suo tempo per questa chiacchierata. A me ovviamente ha fatto tanto piacere, perché c'è veramente un rapporto di sincera amicizia con lui, e quindi anche se l'avessimo, a parte che noi di queste chiacchierate senza telecamera l'abbiamo già fatte, ecco, io l'avrei fatto volentieri anche senza telecamera. In questo caso invece lui ha desiderato proprio accendere una telecamera, e quindi se l'ho fatto vuol dire che immagina che per gli ascoltatori di Esserci Ora possa essere un minimo utile, e quindi se siete stati lì ad ascoltare finora, grazie a tutti voi. Grazie a te, Salvo, ripeto, rinnovo l'invito, l'appello, teniamo in vita questo tipo di informazioni, perché è estremamente importante. Grazie ancora, Salvo. Ciao.